Avete pensato come far entrare in spiaggia i bagnanti? Allora sì, anche quello è un tema importante perché sicuramente col distanziamento delle attrezzature, soprattutto per rispettare, ci sarà una contrazione della domanda, dell'utilizzo della spiaggia, quindi sarà necessario contingentare gli avventori e bisognerà necessariamente utilizzare una sorta di prenotazione. Diciamo che la regione ci ha detto che si dovrà prediligere appunto una sorta di prenotazione degli ingressi in modo da poter far sì che insomma non ci siano assembramenti non gestibili. Noi stiamo ragionando sulle app non solo per poter accedere agli stabilimenti ma anche per dare la possibilità magari di prenotare il cibo, la possibilità magari di poter prenotare un pranzo e quindi non dover necessariamente andare nel punto di contatto che può essere appunto il ristorante. Quindi ci stiamo studiando per cercare di... Cioè l'app non solo per venire a fare il bagno ma anche per la ristorazione in generale? Sì, l'app funzionerebbe anche al fine di gestire alcuni servizi all'interno dello stabilimento. Faccio un esempio, se io ombviamente ho il mio spazio con l'ombrellone e i lettini vicino alla riva in mare, invece di andare a fare la fila in tavola calda per poter pranzare, posso attraverso l'app prenotare.